Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Tullio Trapasso, cari amici, siamo tornati, puntata estiva, caldo, cappello bianco, siamo qui con Hermes. E dove siamo? Siamo nel sud Milano e siamo a una struttura, piscina, campo sportivo, eccetera, che si trova a Cesano Boscone. Adesso andiamo a farvi vedere cosa succede. I rumori che sentite sono quelli che stanno già dentro. Andiamo. Siamo entrati, troviamo già il primo rogo qui all'ingresso, abbiamo beccato alcune vedette, rumori, adesso vediamo cosa ci aspetta all'interno, siamo qua per voi, tutti quanti compatti e andiamo. E stiamo facendo il giro per farvi vedere cosa c'è in questa struttura che è vuota da diverso tempo, anzi in realtà non ha mai aperto perché c'è stato un contenzioso tra la proprietà e la società sportiva che la doveva gestire. E questi sono gli esiti di questa struttura passati circa 15 anni. L'acqua piovana, come vedete, ha riempito gli spazi di qua. Questi forse hanno uno scolo, come mai non si è calata l'acqua piovana. E andiamo a farci la rampetta qua, dai, vediamo dall'alto com'è la visione. Va? Diverse situazioni che se fossero in uso potrebbero essere divertenti, dare anche refrigerio alle persone. Questa è una rampa. Graffiti da tutte le parti. Francesco, Hermes, Tullio, Paolo, siamo entrati nel primo pezzo della piscina di Cesano, questi sono i locali tecnici e come potete vedere sono bruciati parecchio male, feci umane, bicchieri, rifiuti, tantissimi rifiuti, e questo la dice lunga sulla questione di questo posto, dell'abbandono, di quanto è abbandonato, di quanto non è controllato e non è sorvegliato, di quanto il territorio sia fuori controllo. Ma non ci fermiamo qui, ne vedrete ancora molte altre. Thank you.
siamo entrati, troviamo immediatamente quello che si usa per fare una chiusura. E troviamo il primo pernotto sporco, bottiglie di vino, sedie, sigarette, alcolici. Gli odori sono incredibili. Tra l'altro, se vedete qua sopra è stato apposto questo telo proprio per non far piovere dentro. Questa è una camera abitata, non è una di quelle utilizzate ogni tanto. E gli attrezzi che troviamo in giro la dicono lunga sulla persone che ci stanno qua dentro, eh? Tra l'altro qui troviamo in ogni porta un filo rosa, come potete vedere, che probabilmente viene utilizzato la notte come chiusura, in modo che qualcuno, se entra al buio, si inceppa. In più lì troviamo un altro pezzo di legno che viene utilizzato come porta per chiudere l'ingresso. Questa situazione è, oltre che abitata, ben sicura, è protetta e serve proprio come dormitorio. Andiamo avanti. Per bloccare l'ingresso ai visitatori hanno messo una porta di traverso e un mobiletto che viene utilizzato soprattutto sicuramente di notte per non far entrare persone sconosciute. E anche qui possiamo trovare una piscina abbandonata con il nostro immancabile carrello che troviamo in tutte le situazioni di degrado, questa volta addirittura dentro una piscina.
piscina, primo piano, si direbbe. Troviamo anche una porta, vediamo cosa c'è dietro. E salutiamo il nostro amico Paolo Rusconi che sale la scala del primo piano di questa struttura sportiva conciata, come state vedendo. Siamo sempre qui con Hermes. Vi faremo vedere diverse cose molto interessanti. Paolo, vieni. City Report.